Questa è la mia prima esperienza alla Duemila lì per quanto riguarda la teatralità ed è stata anche una delle ragioni per cui ho scelto di insegnare qui scienze motorie. Penso che la teatralità sia proprio l'elemento che completi il percorso di scienze motorie, perché è uno di quegli aspetti che viene indagato veramente poco nella scuola media. E invece in questo anno, dove il mio ruolo è stato soprattutto di osservatrice e di ascolto nei confronti dei colleghi e delle classi, anche se ovviamente ero impegnata con gli alunni, la teatralità abbia una valenza importantissima, ricca e importantissima per la strutturazione della personalità degli alunni proprio in questa fascia d'età. Ho seguito il percorso sia della classe prima con le ovvie difficoltà che avevano gli alunni nel rapporto con il loro corpo e con lo spazio, ma la grande possibilità che offre la teatralità ha dato a tutti le possibilità di accedere anche a elementi non conosciuti e nascosti nella propria corporeità. E ovviamente il lavoro ha portato a creare legami e amicizie anche profonde tra gli alunni. Il percorso della seconda è stato un percorso legato all'autobiografia, quindi sono state indagate sia da noi insegnanti di scienze motorie che dagli insegnanti di italiano elementi legati all'intimità degli alunni e è grande battaglia poter esprimere davanti agli altri quello che si è vissuto quando si era piccoli e le esperienze legate alle proprie famiglie. Il terzo anno invece è l'anno che sintetizza il percorso degli alunni e dove la corporeità prende degli aspetti ancora più importanti perché tocca elementi legati alla sessualità, quindi la difficoltà di entrare in contatto